Oggi qui al distretto della pesca si parla di sicurezza in mare. I pescatori potrebbero veramente aiutare, i pescatori di Mazara del Vallo potrebbero aiutare anche con la loro attività una maggiore protezione appunto dei migranti. Proprio su questo fronte, proprio perché mi ritengo amica e molto vicina a questa comunità, a Mazara del Vallo, città nella quale vengo spesso, al distretto al quale mi legano rapporti di antica condivisione ed amicizia, sto portando avanti proprio la proposta che renda fattibile l'apporto ovviamente nell'ambito di un progetto quadro dei pescatori siciliani e più nel dettaglio dei pescatori di questa marineria, che possono vantare i pescherecci più attrezzati, i pescherecci più importanti nell'ambito di progetti per l'immigrazione che vedono oggi in primo piano le grandi ONG. Mi riferisco per esempio a Greenpeace o a Emergency, che sono partner dei progetti europei in questo senso. Allora io propongo che su questi fronti si arrivi ad un'associazione, ad una rete vera e propria di pescatori che possano mettere a disposizione della Commissione europea il loro apporto in termini di ricerca e salvataggio. Io li definisco il pronto soccorso del mare in termini di immigrazione. Sono quasi sempre i pescherecci i primi a individuare gommoni in difficoltà, i primi a salvare in prima persona i migranti, spesso in condizioni di rischio di vita. Soltanto in un secondo tempo, ma per ovvie ragioni, perché la rete del mare ovviamente non è così estesa, arriva la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera. Allora dobbiamo veramente formalizzare questo aiuto concreto di grandissimo e altissimo valore umanitario che i pescatori forniscono, e mi farò personalmente portatrice di questa istanza in favore di questa comunità, in favore di questo distretto che rappresenta sempre gli interessi buoni della marineria siciliana. Devo dire che la visita, prima di tutto, prima di parlare anche di quelle che sono le proposte, devo fare una cosa doverosa, che è quella di ringraziare tutti i pescatori, perché effettivamente sono gli angeli del mare, sono in prima linea. Poi la disponibilità del distretto qui a Mazara del Vallo per avermi accolta qui e avermi dato la possibilità di ascoltare quelle che sono le loro esigenze, quelle che sono anche quello che hanno da dire. La prima cosa è proprio quella di cominciare a dire: cerchiamo di valorizzare anche le potenzialità, le competenze che hanno tutte queste persone che lavorano all'interno del mare. Perché non lavorare con loro, realizzando anche una rete che potrebbe essere istituzionalizzata, che dovrebbe entrare in quello che è il grande tema della ricerca e salvataggio. Proprio perché loro sono in prima linea, sono gli angeli del mare, noi dobbiamo cercare di utilizzare questa loro risorsa, questo valore aggiunto, anche oltre alla loro competenza che sono quelle della pesca, perché da una parte salviamo le persone, dall'altra parte dobbiamo rendere possibile e anche idonea il lavoro che loro stanno facendo. E questa costituisce anche un inizio di un percorso che possiamo fare insieme, perché da qualche parte aiuta anche la popolazione a poter uscire da quella crisi economica che colpisce tutti. Allora noi dobbiamo cercare delle soluzioni che aiuta la popolazione a trovare un modo di poter andare avanti, ma essere anche utile alla comunità. Prima di tutto bisogna ringraziarle. Io sono qui per questo e ringrazio appunto il distretto.